Sindaco Goodway? Siamo arrivati! Sindaco! Oh! Oh! Che strano, ma come riesce a stare sospesa? Non lo so, ma credo che questo possa essere il responsabile. Chase, usa la tua fune per far tornare Bettina a terra. Ci pensa Chase, signore! Fune! Perfetto! Adesso facciamola uscire da quella bolla. 3, 2, forza! Tutto bene? Adesso so esattamente come si sentono le frittelle. Sì, sta bene. Chase, con il tuo equipaggiamento da spia devi trovare il pilota di quell'astronave. Signor sì, Rider, signore. Visore notturno attivato. Facci sapere cosa scopri. Questa specie di antenna si è spezzata. La ruota va cambiata. E le ali si sono staccate. Hai abbastanza pezzi per queste riparazioni? Ho un camion pieno di pezzi di ogni genere. Riciclare è meglio che buttare. Allora, da quale parte è andato? Da quella parte, credo. Visore notturno attivato. Una testa tonda e verde. Ops, è solo un melone. Melone, 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 alieno spaziale, melone... Alieno spaziale! Scusa, non riesco a capire quello che dici. La tua idea di usare una ruota da bici è stata davvero geniale, Rocky. Grazie, Ryder. E questa gruccia potrebbe diventare una buona antenna. Visto che abbiamo finito, posso andare a cercare Chase. Aiuto, aiuto! Per favore! Se ho potuto salvare Bettina e il sindaco Goodway, allora posso salvare anche me stesso. Carrucola! Preso! Sì! Perfetto! Ma dove sarà finito quell'alieno adesso? Ehi, Chase, come va la ricerca? Bene, ho trovato un melone che in realtà era un alieno e mi ha sparato con il suo raggio a bolle e sono volato in aria come... Ehi, dove è finito quest'alieno? Ciao, Sky, che succede? Abbiamo visite qui al quartier generale. E scommetto di sapere chi è. Arriviamo subito. Il quartier generale somiglia alla sua astronave e sta cercando di farlo volare. Pippi Poppi! Mi dispiace, amico. Purtroppo non può volare. C'è qualcos'altro che preoccupa il nostro piccolo amico verde. Deve essere la sua mamma. Scommetto che sta sentendo la sua mancanza. Non per molto. Rocky, a che punto sei? Ce l'hai fatta? Direi proprio di sì, guarda! L'ha riparata! In ogni occasione, noi siamo a... PPP! Disposizione! Andiamo! Sì! Alieno! Wow! Stanno volando su una vera astronave! Quello sì che è forte! Sì! Wow! E se ci vogliamo anche noi è ancora più forte! Dai, suoniamo qualcosa! Sì! Sì! Ma abbiamo bisogno di un cantante! Zampa avanti! Chi è? 1 e 2, fai così! Non è niente male! Forza, avanti! Non stancarti! Non stancarti! Non smettere, Marsh!
Marshall era fantastica! Sì, dovresti essere il cantante della nostra band! Cantare! Davanti a tutti! Neanche per sogno, sarebbe troppo imbarazzante! La 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 la! Ehi, Rubble! E tu, invece, canteresti nella nostra band? Oh, finalmente l'hai chiesto! Salve, signor Hall. Ciao, Ryder. Avrei bisogno del tuo aiuto. Stavo scavando nel campo di patate quando, senza accorgermene, ho rotto un tubo dell'acqua. Bene, chiuda il rubinetto dell'acqua in attesa del nostro arrivo. Oh, grazie di essere venuti, Ryder. Grazie, Rubble e Rocky. Guardate, questo è il tubo rotto. Rubble, dobbiamo tirarlo fuori da lì. D'accordo, Ryder. Rubble come un razzo. Pala! Un cucciolo con una pala? Ma è incredibile! Però, devo dire che sono veramente straordinari! Sì! Ma anche noi faremo un'ottima figura! No, se Rubble non arriva in tempo non so come finirà, spero che faccia in fretta! Bel lavoro, Rubble! Adesso porta via quel vecchio tubo! Coraggio, Cicaletta! Muovi le penne della coda! La polca di Cicaletta! Ora dobbiamo fissare questi tubi tutti insieme. Pinze! Perfetto! Bravissimo, Rocky! Ora ho visto veramente tutto! Torte del numero del signor Porter mi stanno facendo venire una gran fame! Anche a me! Forse il prossimo anno dovremmo iscriverci alla gara per chi mangia più torte! Bravo, signor Porter! Sì, lo sapevo! È davvero squisita! Bene, signore e signori, ora facciamo un bel applauso per il signor Porter e le sue torte! E adesso tocca alla band della Paw Patrol! Coraggio, cuccioli, tocca a noi! Sbrigati, Rubble! Ottimo lavoro, cuccioli! Può aprire! Ora vediamo se funziona tutto! Prima dello spettacolo! Grazie, Paw Patrol! Ora il campo avrà l'acqua di cui ha bisogno! In ogni occasione, noi siamo a disposizione! Coraggio, andiamo! Dobbiamo correre al talent show! In bocca al lupo, cuccioli! Sta tranquillo, Marshall! Non devi cantare se non te la senti! Ma non vorrei deludere la band della Paw Patrol! Amo scavar, amo abbaiar, nel fango correre per giocar. Muovere la coda un po', riposare solo un po'. Ma se vuoi un po' d'aiuto, puoi chiamarmi sì. Puoi chiamarmi sì. Urliamo tutti insieme, pronti ad abbaiar. Zampe in su, zampe in giù, adesso urla anche tu! Oh, no! Ehi, mi piace stare a terra! La porto giù io, signor Porter! Uffa, non vale! Voglio volare anch'io! Wow! L'aiuto io, sindaco! Marshall, attento! Yuhuu, voglio volare! No, Alex, fermo! Forte! L'ho preso, Ryder! Bella presa, Marshall! Ora portami vicino a quell'albero! Ryder!
Ryder, ci penso io a non farti volare via. Wow! Rete! Grazie, cuccioli, ma il nostro lavoro non è ancora finito. Sì, che bello! Sto volando! Non è bello! Beh, è un po' divertente, ma aiuto! Ti aiuterei, ma la scala non è così lunga! Aiuto! Arriviamo, sindaco! Ma prima devo chiamare al rapporto qualche altro cucciolo! Sbrighiamoci! Non pensavo che essere un palloncino fosse così divertente! Grazie, Rocky! Adesso riesco a vedere la sala di controllo! Ryder, tutto bene? Che ti è successo? C'è qualcosa che fa levitare la gente! Anche i maiali! Wow! Sì! Guarda qua, nonno! Alex, attento! Sono come un supereroe! Ciao! Bella mossa, Alex! Tenete duro! Salve, capitano! Posso prendere in prestito il salvagente? Certamente! E ho anche un salvagente di scorta! Grazie, Capitan Turbat! Aggrappatevi! Sono una scimmia volante! Uga, 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 uga! Ecco! Questo dovrebbe impedirvi di volare via! Sono al sicuro, Ryder! Ora che si fa? Bene! Dobbiamo scoprire perché tutti volano! Ah-ha! Ecco! Riuscirà Apollo a salvare tutti? Restate con noi e lo scoprirete! Ok, è tecnologia aliena. È proprio rotta. Ma io so riparare qualunque cosa. Ho bisogno di uno strumento adatto, come quello. Il secchione? Il coperchio del secchione. Braccio meccanico. Devo solo avvicinarmi un po'. Wow! Stai attento ai raggi traenti. Posso farcela, Ryder? Pare che io abbia un pubblico. Colla! Aggiustato. Oh, sì! Wow, che tuffo stupendo! Oh? Wow! Arrivo subito, Ryder! Wow! Wow! Centro perfetto, Ryder! Grazie mille, Sky! Che brava cucciola! Penso proprio che bip bip significhi grazie. In ogni occasione, noi siamo bip bip a disposizione. Oh, sono così pieno, credo di aver mangiato troppo. Forte! Oh. Chi vuole giocare a Rabbo al volo? Oh no! Rabbo cucciolo, stai bene? Forse dovrei chiamare Ryder, ma non li voglio rovinare la vacanza. Ci sono! Posso aggiustarti io! In fondo ho costruito il mio aereo. Questo pezzo potrei metterlo qui, ma non so che cosa serva. Ma lo avvito. Fatto! Ehi! Ce l'ho fatta! Grazie! L'ho riparato di nuovo! Wow! Lo hai super riparato! Wow! Forte! Hai visto, Robocucciolo? Robocucciolo!
cucciolo, torna qui! Robo cucciolo, cosa fai? No! Oh no! Robo cucciolo è fuori controllo e distruggerà la città! Che l'ascensore cerca di cadermi addosso. Ehi, ma che meraviglioso meccanico! No, Capitan Turbot! Non faccio riparare la barca a Robo Cucciolo! Lui ripara le cose troppo bene! Oh no! Vorrei evitare di farlo, ma qui serve la Paw Patrol. Scusa tanto il disturbo, Ryder, ma Robo Cucciolo si è preso la barca. Sta guidando la Flander e va davvero troppo veloce. Arriviamo subito. Anche senza ascensore, niente è faticoso per un cucciolo coraggioso. Ci siamo quasi! Acqua! Acqua! Tirami su! Avvitatore! Sottomarino! Stupendo! Woohoo! Sottomarino! È andato giù in questo punto! Grazie, Rocky! Andiamo, Zuma! Woohoo! Immersione! Lumaca gigante in vista, Ryder! Oh no! La lumaca ha ingoiato Robo Cucciolo! Presto, Zuma! Diamole qualcosa che le piaccia veramente! Guarda qui! È il momento giusto! Prendiamo Robo Cucciolo! Preso! Ci è mancato poco, amico! Grazie per avermi riportato la barca! Non c'è di che! In ogni occasione noi siamo a disposizione! Ma state attenti a quando è il Robo Cucciolo ad essere a disposizione! Lo faremo! Dobbiamo solo ripararlo! E a proposito di riparare... sarà meglio sistemare tutti i danni che ha fatto in nostra assenza! Non ci provare! Ora tutti adorano il mio asciugacapelli! Mi serviva proprio una rinfrescata. Fune! Aiuto! Scusate, amici. Sembra che Matteo vi abbia ascoltato e abbia imparato ad imitarvi alla perfezione. Imitarvi alla perfezione! Cacciavite! Dobbiamo evitare che la casa sull'albero cada sul nido. Tracker, usa i tuoi cavi per tenerla ferma. Woof! Cavi! Resisti, Rocky! Resisti, Rocky!
Rubble, ci serve la tua gru, in fretta! Rubble come un raggio! Ci è mancato davvero poco. Rocky, cerca di riattaccare l'asse di sostegno. Amigo, devi dire cacciavite per poterlo attivare, ricordi? Oh no, Rocky ha perso la voce. Non riesce ad usare il suo zainetto. Oh! Acqua! Oh, ehi, che succede, Marshall? Carlos, puoi far volare Matea da Rocky e farle imitare la sua voce. Per azionare il suo zainetto, giusto? Ci provo. Matea, lo vuoi un cracker? Cracker! Cracker! Cracker in arrivo, Rocky! Forza, forza! Andiamo! Andale, amico! Veloce! Rocky! Stiamo provando a far dire a Matea cacciavite. Matea, di cacciavite. Forza! Sì! Rubble come un razzo! Cacciavite! Ci sono! Sì! Cacciavite! Cacciavite! Coraggio, puoi farcela, Rocky! Vamos, amigo! Forza! Brava, Matea! Adesso di martello! 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 Carlos, in ogni occasione, noi siamo a disposizione! Abbiamo finito appena in tempo! Mi sembra di sentire schiudersi le uova! Ottimo lavoro! Ora manca solo... La scimmia nauta! Sì, signore! Ryder! Ciao, Chase! È l'ora del lancio! L'ora del rancio? Io ho una fame! Non l'ora del rancio! L'ora del lancio! Arriviamo, Ryder, signore! Robo Cucciolo! Vieni alla spiaggia! Sali a bordo, capitano. È il momento di entrare in orbita. Fa buon volo. Saluta la luna da parte mia. Posso restare a guardare la partenza, Ryder? Certamente. Coraggio, cuccioli. Dobbiamo prendere parte al programma spaziale. Un momento, aspettate! Fermi! Fermi! Salve, Capitan Turbot! Ryder, la scimmia è saltata fuori per scraffignarmi lo spuntino e ha sfidato una vite dello sportello! Grazie dell'informazione, Capitan Turbot. Ce ne occupiamo subito. Rocky, il portello della navicella si è appena svitato. Sistemiamolo prima che inizi il conto alla rovescia. Semaforo verde, signore!
Ottimo, Rocky! Vi state avvicinando alla stratosfera! 10, 9, 8, 7! Ehi, il portello è bloccato! 3, 2, 1, partenza! Non fermi! Rocky, hai detto qualcosa? Adventure Bay, abbiamo un bel problema! Il portello è bloccato e io mi trovo all'interno della navicella. Ti rintracceremo, Rocky. Anche se siete già usciti dal nostro raggio, c'è un cucciolo che può raggiungervi. Serve un cucciolo che vada veloce come un razzo. Io, Ryder! Questo cucciolo ha imparato a volare! Vai! Di banana incastrata nel portello! Devi aprire quel portello alla svelta! La navicella sta per arrivare alla fine della stratosfera! Ricevuto! Usa la tua ala come un attrezzo, Sky! Puoi togliere quella buccia! Ha funzionato! Presto, cuccioli! Arrivederci, Capitano Cordy! Buona missione! Ottimo lavoro, cuccioli! Grazie, Ryder! Vi ringrazio, Ryder! La missione è stata ripristinata! Grazie infinite a tutti voi! Non c'è di che! In ogni occasione, noi siamo a disposizione! Accidenti, si è impigliata la manica! Oh, è proprio incastrata! Sindaco Goodway, credo sia il momento di chiamare la Paw Patrol! Ottimo consiglio! Tranne per un fatto! Devo togliere le mani dal volante! Dalla cloche! Sì, appunto! Meglio lasciarle lì! Ci inventeremo qualcosa! Oh, Cicaletta, torna qui! Cicaletta, ma come? Oh, no! Per favore, tenga gli occhi fissi sulla cloche! Sì, sì! Oh, cielo! So volare! Ma come mi è venuto in mente? Oh, aiuto! Ottima manovra, Robocucciolo! Sono proprio sotto di noi! Rocky, Sky! È ora! Sky! Ottimo lavoro, Sky! Prendi il controllo dell'aereo! Lo sto stabilizzando! Brava, Sky! Oh! Adesso devo solo preoccuparmi di Cicaletta! Ok, Rocky! Ora che sei in posizione, libera Ace! D'accordo, Ryder! Ace, ci penso io! Woo! Forbici! Oh, grazie, Rocky, grazie! Wow! Grazie di nuovo! Ben fatto, Rocky! A questo punto ripara il flap! Certamente! Cacciavite! Sistemerò tutto in un attimo! Grazie, Sky! Sei grande! Adesso ci penso io! Ma Ace! E Cicaletta? Certo, Sindaco! Vado a prenderla! Oh, oh! Aspettate! Stiamo andando in stallo! La turbolenza deve averci creato problemi! Sky, sai cosa fare? Lascia planare un po' l'aereo e poi accelera! Ci penso io! Ehi, Rocky, tieniti forte! Sarà necessario far ballare un po' questo aereo! Ma non ho ancora finito qui! Ma fai quello che devi, Sky! Ops! Si è staccato di nuovo!
Chi salverà la mia povera piccola gallinella? Inizia l'operazione salvataggio della povera piccola gallinella. Non preoccuparti, cicaletta, vengo a prenderti. Non posso guardare. Il motore è a posto. Per un pelo. Oh, cicaletta! Oh, vola, mia piccola gallina! Vola come non hai mai volato prima! C'è una gallina in caduta libera! Ripeto, c'è una gallina in caduta libera! Marshall, devi andarla a prendere! È in fretta! Sì, non aspettavo altro! Marshall! Sei al sicuro? Sei spaventata, eh? Ci sono! Che ne dici di cantare insieme? Ottima idea! Pa, 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 pa. Così! Facciamoli insieme! Pa, 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 pa. Oh, grazie, Marshall! Ah, cicaletta sciocca gallina! Lo sai che non puoi volare! Finalmente ho finito! Funziona! Grazie, Rocky! Non c'è di che! Grazie, Sky! Brava, voli benissimo! Ci penso io ora! Avete sentito tutti? Ace ha detto che volo benissimo! Sì, abbiamo sentito! E ha ragione! Sei un pilota fantastico! Ottimo lavoro, cuccioli! Tu che cosa dici, cicaletta? Già, grazie, Paw Patrol. Ci avete davvero salvate. Vi ringrazio molto. In ogni occasione, noi siamo a disposizione. Ora i bravi cuccioli possono mangiare i loro marshmallow. Delizioso. Delfini, fate attenzione. Scusate, carne, è un novellino! Devo fermarlo prima che si scontri con qualcuno! Come me! Carne, no, 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 no! Oh no! Si è rotta la vela e ora sono bloccato qui! Ehi, Zuma, come stai? Sto bene, ma non posso dire lo stesso del mio windsurf! Te lo sistemerà Rocky. Rocky, c'è bisogno della tua chiatta. Ottima idea! Chiatta! Bene, adesso tiriamolo a bordo. Ci penso io! Braccio meccanico! Piano, piano! Non ti preoccupare, sono un esperto. So esattamente cosa devo fare. Ma perché l'acqua deve essere così bagnata? Non ti preoccupare, Rocky, ti salvo io. Molto meglio. Allora, che cosa ne pensi, Rocky? Penso che sia irreparabile. Irreparabile? Irreparabile se uso solo questi pezzi. Sono troppo danneggiati. È un vero guaio. Che cosa si può fare? Basterà trovare qualche pezzo di ricambio nella stiva. Ehi, attenzione con questi pezzi di ricambio. Scusa. Come puoi aggiustare il windsurf con quello? Adesso voglio mettere insieme questi pigiami in modo da fare una vela. Devo trovare qualcosa per fare l'albero. Che ne dici di quel ramo? Perfetto. Ehi, Wally, mi fai vedere un salto per un piccante pezzetto di polpo? Ah, bel balzo, birbone! Ah? Un suino surfante. Strano. Questa nuova vela è una bomba! Grazie!
Salve, Capitan Turbot. Ryder, sto assistendo a un'assurda anomalia animalesca. Non me lo dica, è un maiale che fa windsurf, vero? Ah. Stiamo arrivando. Cuccioli, Corny è vicino alla Flander. Andiamo! Attento, Wally! Oh no! Suino in mare! Zuma, mettiti l'attrezzatura e andiamo a recuperare i corni. Boccaglio! Rocky, useremo il tuo argano per riportarlo in superficie. Ricevuto, Ryder! Hai salvato! Ottimo lavoro, Ryder! Bene, Rocky, tira l'argano! Ottima idea, Wally! Sono sicuro che Corny apprezzerà lo spuntino! E adesso riportiamolo a riva! Corny, come stai, piccolino? Assicuriamoci che stia bene, signor Al. Termometro di A. La temperatura è normale. Raggi X. È tutto a posto. Non sembra che abbia il mal di mare. È vero. La cosa certa è che è affamato. Ti va uno spuntino, amico? Qualcuno ha detto spuntino? E non uno spuntino qualsiasi. Dolcetti preparati dalla signora Yumi. Ce ne sono per tutti quanti. Non so come ringraziarti, Ryder. Non si preoccupi. In ogni occasione noi siamo a disposizione. Felici di farlo. Specialmente se poi si mangia. Ai vostri posti. Pronti? Via! Sono bloccato. È ora di provare la turbopotenza. Non mi batterai. Il cane robot! Guarda, l'antenna è tutta spiegazzata! Dove è andato? Non lo so! Con l'antenna rotta non posso proprio comandarlo! Cane robot! Ho avvistato il cane robot! Pala! Se serve aiuto, Robol arriva in un minuto! Ecco l'ultima anguria, signor Porter! Grazie per avermi aiutato a pulire, cuccioli. Credo che abbiamo finito. Ehi, amici, avete visto il cane robot? Puoi dirlo forte? È andato da quella parte! È quello che penso io! Ryder, il tuo robot è quassù e si dirige verso di me! Puoi spingerlo a volare verso il camion di Rocky? Farò del mio meglio! Questo cucciolo ha imparato a volare! Wow! Sei pronto, Rocky? Quasi. Se lanciamo questa calamita abbastanza vicino al cane robot, si attaccherà al suo corpo metallico e... E Sky potrà agganciare la calamita e portare giù il cane robot, da un momento all'altro. Eccolo che arriva. Pronto, Rocky? Pronto. E... ora! Lancio perfetto, Rocky.
Ci siamo, Sky! Tocca a te! Ricevuto, Ryder! Abbassare il gancio! Oh, quasi! Ci provo un'altra volta! Preso! Resisti, Ryder! Il cane robot sta tornando a casa! Scusa, amico. Spegnere il cane robot adesso. Devo ammettere che è davvero fantastico, ma deve ancora essere messo a punto. Aspetta, Ryder! Ho qui una vecchia antenna, credo che funzioni. Buona idea, Rocky! Funziona, Ryder! Grazie, Rocky. E grazie anche a tutti voi, Kuchel. Non avrei potuto riparare e catturare il cane robot senza di voi. Beh, Ryder, come già tu sai, in ogni occasione noi siamo a disposizione. Siete proprio dei bravi cuccioli. Allora, chi vuole giocare con il cane robot? Che cuccioli, bravi più che mai. Ma adesso è tempo di giocare Adventure Bay. Cane robot! Ora è un cucciolo felice! Mi passeresti il volante, Rocky? Oh? Adesso lo devi avvitare tu, per favore. Avvitare! Ci penso io. Penso che sia pronta. Evviva! Ora sì che la mia super bici può andare iper veloce. Fermo! Tu non vai da nessuna parte senza questo. E questo? Forza, Ryder! Corriamo! Prima devo collaudarla. Ok, ma se corriamo sono sicuro che la mia super bici vincerà. Prima devi abituarti al tuo veicolo, Alex. Facciamo un giro qua intorno per provarla, che ne sì, dici? Sì, questa strada va benissimo per me. Vroom vroom! Alex, aspetta! Stai andando troppo veloce. Cuccioli, andiamo! Molto veloce! Un po' troppo veloce! Ah, aiuto! Aiuto! Rallenta! Usa i freni! Non posso mettere i piedi sui pedali! Girano troppo in fretta! Oh. Chase! Chiudi la strada al traffico, immediatamente! Ci pensa Chase, signore! La squadra Paw Patrol si sta occupando di un'emergenza. Stai tranquillo, Alex. Ora ci pensa la Paw Patrol. Sky, mi serve il tuo elicottero al ponte, in fretta. Prendiamo subito il volo. Evviva! Wow! Continua dritto sul ponte. Andrà tutto bene. Sky, puoi agganciare la bici di Alex? Nessun problema, Ryder! Mancato! Ora ci riprovo! C'ero quasi riuscita! L'ho preso! Brava, Sky! Sì! Davvero un ottimo lavoro. Complimenti. Oh, è stata una passeggiata.
Va tutto bene, Alex? Sì, grazie. Io non riuscivo più a fermarmi. Questa bici è troppo super. Credo proprio che dovremmo migliorare quei freni, Ryder. Alex! Mi dispiace, Ryder. È tutta colpa mia. Se fossi partito piano, come avevi detto, non sarebbe accaduto. Tranquillo, Alex. Ma quando provi qualcosa di nuovo, devi essere molto più prudente. Lo so. Volevo solo diventare come te, Ryder. Tutto bene, Alex? Grazie, Sky. Chase, Rocky e Ryder. E tutta la Paw Patrol! Avete salvato me e la mia super bici. È stato un piacere. Nessun problema. In ogni occasione, noi siamo a disposizione. Siete stati veramente bravi oggi. Vi va di andare al chiosco delle limonate? Sì! Facciamo una corsa! Alex! Volevo dire... una fantastica passeggiata! Andiamo! Che cuccioli! Bravi più che mai! Bravo, Alex! Hai appena vinto la coppa per la guida sicura! Wow, forte! Grazie, Ryder! Hai vinto anche un bel cucchiaino! Un cucchiaino? Perché? Perché la tua è una coppa gelato! Sì! Che succede? Si sono spente anche le altre luci! Cos'è successo, Ryder? È l'energia del vento a far girare le pale. Forse si è rotta la turbina. Rotta? Se la luce è andata via dappertutto, deve esserci qualcosa che non va nelle turbine delle pale eoliche. Senza energia elettrica il mio sbattitore non potrà di certo funzionare. E non potremo mettere la musica. E le luci. E quindi niente festa a sorpresa per Chase. Niente festa allora. Aspettate. Faremo la festa a sorpresa per Chase a qualsiasi costo. Niente è faticoso per un cucciolo coraggioso. Facciamo ripartire l'elettricità per la festa a sorpresa di Chase. Io smonterò la pala rotta, Rocky. Io invece mi occuperò delle riparazioni. Marsha, mi serve la tua scala. Arriva subito! Scala! Allora, vediamo di organizzare la festa di Chase al buio. Pensiamo ai giochi che potremmo fare. Fagli vedere, Katie. Pende, Sky! Ombre cinesi! Possiamo giocare a nascondino! Arrivo! Tana per Sky, tocca a te! Quando l'elettricità sarà ripartita, le luci sulla strada si riaccenderanno. Forza, Rocky, tocca a te! Certo, Ryder! Ho una cosa adatta qui da qualche parte. Uno sdraio? No. Una vecchia ruota? No. Ottimo! La vecchia tavola da surf di Zuma. Riciclare è meglio che buttare. Mi sembra perfetto. Ora la tavola da surf si muoverà con il vento, trasformandolo in elettricità. E... fatto! Sto scendendo! Con la tavola da surf sostituita alla pala e rimontata a dovere, dovrebbe tornare la corrente. Il vento sta soffiando di nuovo. Ehi, sì, funziona! Siamo stati proprio in gamba. Sì! Ce l'abbiamo fatta! Rocchetti, Rabon, giocare al buio è un vero spasso. Ryder e la Paw Patrol ce l'hanno fatta! Ma non c'è tempo per fare la torta! Ho avuto un'idea! Ryder e la Paw Patrol ce l'hanno fatta! Bene, gente, ora si può attraversare! Grazie, Chase! Credo che il mio lavoro qui sia finito! Chase, cambio di programma! Vieni da Katie! Ma fai in fretta! Certo, Ryder! Arrivo! Sky! Attenzione, Chase sta per arrivare. E anche noi. Fantastico!
fantastico! La sorpresa è già pronta! Ehi là! C'è nessuno in casa? Sorpresa! Wow! Buon compleanno, Chase! Non abbiamo potuto fare una torta normale, ma ne abbiamo fatta una di biscotti per cani! Wow! Avete fatto tornare l'elettricità e mi avete organizzato una festa! In ogni compleanno, noi siamo a disposizione! Oggi è la festa di compleanno di Chase. Siete stati tutti dei bravi cuccioli! Esprimi un desiderio! Che cuccioli! Bravi più che mai! Ma adesso è tempo di giocare al Venture Bay. Buon compleanno, Chase. Questo è il compleanno più bello in assoluto. Chase, tocca a te. Questo caso fa per Chase. Grazie per essere arrivati presto. Oh! Rimettiamo in piedi il fienile. Rubble e Rocky servono dei tronchi molto lunghi per sostituire i pali mordicchiati. C'è del legname qui intorno che possiamo utilizzare. Semaforo verde! Ryder, Chompy è andato da questa parte! Cerca di rintracciarlo al più presto, prima che riesca a mangiare qualcos'altro. Tranquillo, ci pensa Chase! Allora... appena innalzata la parete, noi la terremo dritta mentre Rocky la fisserà. Pronti, cuccioli? Se serve aiuto, Rubble arriva in un minuto! È stabile! Rocky! Avvitatore! Speriamo che regga. C'è solo un modo per scoprirlo. Rubble? Ah! Credo che sia stata fissata bene. Oh, grazie, cuccioli. Rispondi, Ryder. Che cosa c'è, Chase? Ho appena trovato Chompy. Sta trasportando le assi del fienile verso lo stagno. Arrivo immediatamente. Questo è lo stagno del castoro, ma non vedo traccia della sua tana. È scomparsa. Ma certo, il temporale ha distrutto la tana di Chompy. Lui sta cercando di ricostruirla e noi lo aiuteremo. Le gambe di una vecchia sedia sono perfette per riparare il pollaio. E sembra che anche alle galline piaccia molto. Ehi, Rocky, come procedono le riparazioni? Tutto a posto, Ryder! Ottimo lavoro! Adesso radunate i rami che riuscite a trovare e portateli allo stagno. Dobbiamo ricostruire la tana di Chompy! Oh oh! Ehi, non mangiare il mio albero! Qui sopra ci ho costruito il mio fortino! Cosa c'è, Alex? Aiuto! Un castoro sta mangiando l'albero del mio fortino! E io sono dentro! Non preoccuparti, Chase ti aiuterà! Chase, Alex ha problemi con un castoro, vai alla sua casa sull'albero. Ci pensa Chase, signore. Come sono felice di rivederti. Stanno mangiando il mio albero. Stanno? Ryder, ho trovato un altro castoro. E c'è anche un altro castoro. E rosicchiano come... come dei castori. Oh! Ora ho capito. I castori comunicano tra di loro sbattendo la coda. È semplicissimo. Ce l'abbiamo fatta! Ci sono due castori in arrivo, Ryder! Grazie, Chase! Coraggio, piccoli castori! Siete a casa! Ottimo lavoro, cuccioli! Ora c'è abbastanza legna per ricostruire la tana dei castori! Bravissimi, cuccioli! Chompy sarà soddisfatto della sua nuova casa!
A me sembrano molto felici. Smettetela di mangiucchiare i fienili. La prossima volta non rosicchiate quello che vi capita. Chiedete aiuto. O sbattete la coda. A noi. La tana dei castori ha uno scivolo nello stagno. Possiamo provarlo, Ryder. Accomodatevi. Siete stati proprio dei bravi cuccioli. Arrivo! Coraggio, Rocky! Vieni a fare il bagno. No, grazie. Io rimango qui a prendere il sole. Oh! Oh, Chompy! Papa Patrol! Tranquilli, piccoli. Ci penso io a ricostruire la vostra casa, ma stavolta ve la farò più robusta. C'è stato molto vento questa notte. Forse è stato quello a buttarla giù. Il vento non era forte e sono sicura di aver sentito ululare. Deve essere stato un lupo. Le balle di fieno sembrano masticate. I lupi non mangiano il fieno. E queste orme non sembrano certo di lupo. Wow! Ciao, Bettina. Chase, usa il tuo visore per fare una foto delle impronte. Wow! Wow! Attiva visore spia! Questa è l'impronta. E questo lo zoccolo. Combacia perfettamente. E questa è la prova che ha mangiato un'intera casa. Hai ragione. Comunque ho sentito un rumore strano stanotte. Abbiamo trovato molti rami, Ryder. Bel lavoro, amici. Costruiamo una casa di legno ai porcellini. Fatto. Dovrebbe bastare. Non c'è di che, porcellini. Mi fai il solletico. Ryder, i miei ospiti sono tornati. Va bene, Rocky. Arrivo subito. Sono davvero contenta di vedervi. Guardate la casa di legno. C'è stato molto vento anche questa notte. Non così tanto. E poi ho sentito nuovamente quello strano ululato. Non c'è da preoccuparsi, signora Yumi. Arriveremo in fondo alla faccenda. Ciao, Ryder. Che succede? Rubble, vieni con le escavatrici. Faremo una casa di mattoni. Rubble come un razzo! Sembra che anche questa casa sia stata mangiata, Ryder. Questa volta i segni dei denti sono davvero grandi. Denti grandi come quelli di un grande lupo cattivo. I lupi non mangiano il legno e nemmeno le mucche, quindi non può essere stata Bettina stavolta. Allora chi ha lasciato quelle impronte? Sono enormi. Ehi, qualcuno ha chiesto dei mattoni? Grazie. Rocky, puoi aiutare Rubble? Qualunque cosa per i miei amici porcellini. Pinza! Pala! Forza, costruiamo! Chase, usa il drone per seguire le impronte. Ottima idea! Drone! Lancio! Il drone ha trovato qualcosa. Qualcosa con un grande dietro e una coda. Andiamo! A Chompy! Deve aver lasciato le impronte con la coda. Sta allargando la sua diga e capisco il perché. Oh, Chompy ha messo su famiglia. Questo spiega i rami scomparsi. Buona giornata, Chompy! Grazie, cuccioli. Questa casa di mattoni è davvero a prova di morso. Ottimo lavoro, amici. E appena in tempo. Si sta alzando il vento. Di nuovo. Wow! Ecco il lupo! I lupi non si fermano a metà ululato. Strano. È come se l'avessero interrotto. O fatto cadere, forse.
Quando insecchia sul bordo del pozzo e soffia il vento, fa una specie di ululato forte, come quando soffiamo nelle bottiglie. Abbiamo trovato il lupo. Che sollievo. Grazie di tutto, Ryder. In ogni occasione, noi siamo a disposizione. A proposito, i tre porcellini non hanno visto la nuova casa. Coraggio, piccoli! Oh. Che cuccioli! Torna subito qui! Bravi più che noi! Ma adesso è tempo di giocare Adventure Bay. Ora abbiamo tutti bisogno di un bagno. Oh, sì! Siete proprio dei bravi cuccioli!